Ci siamo? Vedo una scritta in diretta. Non so se sono effettivamente in diretta. Moderni mezzi. Io adesso comincio. Allora, niente, volevo salutarvi in questo stranissimo momento di isolamento, di chiusura e parlare un attimo di Linus, di quello che stiamo facendo, eccetera. Abbiamo deciso con la redazione di, anche se Linus è pronto, il nuovo Linus è chiuso praticamente, di rimandare l'uscita a dopo Pasqua. Questa decisione è per permettere, insomma, di essere reperibili sperando che questa chiusura sia solo temporanea, insomma, che modifichi un po' le cose. E poi abbiamo cominciato a riflettere un pochino, approfittando anche di questa strana pausa pneumatica, per capire come. Cosa è Linus? Che cos'è Linus per noi, per voi? Insomma, e quindi questa diretta serve anche a questo. Ora mi dicono spostati più al centro, però il centro è speculare, quindi è un po' difficile capire da che parte mi devo mettere. Comunque va bene, anche se ho la scritta Linus in fronte, tatuata, questo più o meno è lo specchio della realtà. Allora, una delle iniziative che abbiamo messo in campo è quello, tanto per cominciare, di raccontare Linus e raccontarlo, secondo me, la cosa migliore possibile è farlo attraverso una esperienza diretta. Quindi metteremo adesso, Sara metterà il link evidente, abbiamo messo a disposizione scaricabile gratuitamente la prima annata di Linus che va dal primo numero, quello rosso che vedete in basso sulla sinistra dello schermo con la copertina di Art Spiegelman, per intenderci, sino al dodicesimo che ha la copertina mia con Seiji Kohara, versione giapponese. Questi numeri sono sia scaricabili che sfogliabili online e leggibili a tutti gli. Io ho fatto l'esperienza, eccetera. Adesso vedo che stanno arrivando tantissimi messaggi. Io non so come fare a rispondervi tutti insieme mentre sto peraltro parlando e raccontando. Vi ringrazio, vi saluto. Mao Tse tu veri, esatto. Ecco, questo è un po' una panoramica. Adesso voi lo vedete a pagine singole. In realtà, ho visto che si può vedere a pagine doppie. Di come si può sfogliare un Linus con i contenuti che noi abbiamo pensato di mettere. E, volevo anche raccontarvi un pochino che cos'è questa idea di Linus nella mia nuova versione, o perlomeno nella mia personale e quindi sindacabilissima versione. Penso che per indagare un'epoca la cosa più affascinante e forse anche indicativa sia analizzarne i sogni. Adesso è sparita l'immagine, non so se voi continuate a vedermi. Allora, per analizzarne i sogni, abbiamo iniziato a lavorare su. E quindi scandagliare quelli che sono.
Comunicazione di servizio, Sergio, dovresti abbassare il volume del tuo microfono perché io sento che batti, che digiti e quindi sento fortissimo la tastiera mentre parlo. Allora, dicevo che praticamente per analizzare un'epoca, per capire un'epoca, la nostra visione è quella di analizzarne e scandagliarne l'immaginario. E per scandagliarne l'immaginario abbiamo cominciato a lavorare sui racconti, sulle tendenze, sulle icone, sui miti e anche sulle leggende narrative, non. Per questo motivo, per esempio, non sono molto interessato a una visione cronistica che è utile, importante, ma non scusatemi. Sergio, io sento fortissimi i tuoi rumori, non so cosa puoi fare, ma molto difficile rimanere concentrato. Non mi scrive. Però sì, io invece sento fortissimi e quindi mi deconcentro, è un po' difficile. Però dicevo, per quanto riguarda questa visione, questa è la ragione per cui noi non facciamo i numeri speciali sul coronavirus, stanno arrivando delle proposte, eccetera. Allora, da narratore dico questo, poi non so, ditemi voi anche che cosa pensate, però per raccontare una cosa occorre la distanza e la distanza nel momento in cui siamo in pieno isolamento, io credo che non ce l'abbiamo molto semplicemente. Per questo motivo, io ho anche declinato l'offerta che mi è stata fatta, da parte degli amici di Repubblica di partecipare a questo supplemento. E quindi non sono molto interessato né affascinato da tutti quelli che oggi ne stanno scrivendo o che ci stanno proponendo delle storie relative a questo. Invece sono molto interessato, per esempio, a riportare, se è possibile, come era nella formula classica e anche la formula di grande che ha avuto, riportare delle storie di lungo respiro su Linus, non solamente delle storie legate a questo aspetto comico o ironico. E questo perché? Perché poco prima, diciamo, di cominciare a dirigere la rivista, ho passato dei giorni con François Mulli e Art Spiegelman, che sono venuti nella mia casa da cui vi parlo in vacanza, e abbiamo analizzato un po' che cosa stava succedendo. Allora, non c'è più una grande produzione di strip nel mondo perché fondamentalmente sta cambiando il mondo, perché oggi molte cose avvengono anche in una specie di diretta infernale, come adesso state vedendo, e con anche una velocità diversa, no? Prima c'era un rito che era quello dei quotidiani, una cadenza, che adesso invece è molto più rapida, è molto più veloce. E quindi l'idea è quella di invece riuscire a fotografare quello che è il pianeta fumetto oggi, o meglio, l'idea è soprattutto quello di analizzare l'immaginario e di raccontarlo attraverso le parole e i disegni. Quindi, per esempio, mi piacerebbe molto ritrovare delle grandi storie, delle storie a lungo respiro, come erano un tempo le storie. Non so, di Ugo Pratt o di altri grandi autori, Michelozzi, eccetera, che sono comparsi nelle pagine di Linus e che ne hanno caratterizzato anche una dimensione rapida, diciamo un polmone diverso e complementare a quello del racconto. Del racconto rapido e sintetico, di
di Schulz, no? Che per me è peraltro una specie di mito inarrivabile, nel senso che in quattro vignette riusciva a fotografare praticamente un congelato di umanità impressionante, meraviglioso. Ecco. Allora, mi piacerebbe molto trovare queste storie. Devo dire che faccio un po' di difficoltà, non ce ne sono. Tante, non se ne producono tante, ed è come se si fosse perso un certo respiro. Ho voglia di raccontare delle cose con un respiro narrativo differente, che non siano quelle della autobiografia, che dai tempi del Watashi no Manga, insomma, o anche dai tempi dell'Association, per dire in Europa, cioè negli anni 90, è partita questa onda autobiografica che per lo più interessante. David Bene è stato un grandissimo protagonista di questo, però mi piacerebbe anche che ci fossero delle altre cose. Ecco, approfitto anche di questa diretta per fare una di quelle cose che si faceva un tempo su Linus, cioè una specie di sondaggio. Mi farebbe piacere capire cosa voi vorreste trovare dentro Linus? Anche nomi di autori, però al di là della pioggia di nomi, mi piacerebbe anche capire, per esempio, non so, a me piacerebbe trovare delle storie nuove di Vittorio Giardino, per esempio. Questa è una cosa che mi piacerebbe leggere. Oppure delle cose classiche che magari sono dimenticate, perché in questo dialogo, al di là di tutte le polemiche, eccetera, mi farebbe molto piacere, insomma, riuscire a capire come Clinus possa diventare anche un laboratorio di uno scambio tra chi lo fa e chi lo legge, insomma, ecco. Questo è per dire. Poi adesso vedo che c'è una quantità di messaggi impressionante. Il fatto che abbia un abito cinese vedo che riscuote successo. E, va bene, sì, poi, ecco, vi è Sara, colei che cura l'immagine estetica di Linus, vi ha messo il link dove poi voi potete scaricare, lo trovate, poi Sara adesso lo ripeterà, e comunque da lì potete, ripeto, scaricare questo anno gratuito e leggerlo per chi non lo avesse seguito mentre noi lo facevamo di mese in mese. Niente, tutto qua. Il prossimo numero uscirà, immagino, verso, se non ci sono delle novità, tra un paio di settimane, e poi continueremo questa lunga cavalcata, diciamo, sulle piste dell'immaginario, cercando di raccontarlo con i fumetti, e anche i fumetti che sono non necessariamente sui temi. Noi abbiamo un inserto che è un blocco importante che di solito dà la copertina alla rivista, che è dedicato a un'icona contemporanea, e abbiamo notato che di solito questi numeri sono molto graditi. Abbiamo specie di risultati tipo Auditel più o meno in diretta, cioè dopo un paio di settimane sappiamo come sta andando il numero, e vediamo che quando ci sono delle icone molto amate, questo incontra il favore di voi lettori, insomma, ecco. Per cui, per parlare del transgender o dell'ambiguità sessuale, dell'ironia, anche della capacità di rinnovarsi, abbiamo scelto David Bowie, che è stato adorato, ma anche non da meno il numero, per esempio, su
all'amour. Ecco, attraverso queste icone, e se ci sono delle icone che vi piacerebbe vedere raccontate, segnalatecelo. Ecco. Questa è un po' la visione che noi stiamo cercando di sviluppare. Dietro l'icona ci sono dei temi, delle tematiche. Alan Moore è uno dei più grandi narratori della nuova, secondo me, della nuova era in generale, non soltanto nel fumetto, ed è un rigeneratore di mondi, di universi. Quindi, per me era doveroso, dedicargli un numero e parlare del suo modo di raccontare. Poi dopo, certo, ci sono le cose dell'attualità come la serie più o meno discussa di Watchmen. Sempre così, quando c'è una figura molto amata, ci sono i puristi, coloro che non vogliono che si tocchi il loro santino. Ecco, secondo me invece va bene affrontare, con il rispetto dovuto ovviamente, quei mondi e cercare di rinnovarli o di raccontarli. E lo stesso anche Stephen King, che è uno dei grandi narratori, secondo me, proprio della contemporaneità, che ha una delle cose magiche, che non sempre si ritrovano, no? Come quella cosa che a Bologna chiamano la ruzzola, cioè il fatto che tu praticamente quando cominci a leggere poi devi sfogliare le pagine una dopo l'altra e non riesci a fermarti. Ecco. Stephen King rappresenta questo e poi rappresenta un modo di guardare anche al moderno. Il prossimo numero non ve lo posso svelare su chi è, però siamo aperti alle vostre proposte. Ecco, tutto qua. Non voglio fare dei comizi a reti unificate, per cui se ci sono delle cose ne parliamo, altrimenti io vi saluto anche qua. Ecco, dice. Un consiglio per la connessione: lasciate aperto solo Facebook e chiudete le altre pagine, altrimenti vi si inceppa. Facebook, le altre pagine non ci sono, io ne ho solo una che adesso Sara sta ripetendo il link per scaricare i Linux della prima annata sembra il vino, no? Dell'annata che va dal maggio del 2018 all'aprile del 2019. Ciao Carlo, non c'è il link basta fare scroll, si vede perché l'ho visto già un paio di volte. Poi concordate, non so esattamente a che punto avete concordato. Ok, future is the new present. Sono tutte cose, ecco, una cosa che mi piacerebbe affrontare è anche un numero dedicato al futuro come ipotesi. Adesso Loredana Liperini, che qui saluto, ha proposto un'analisi molto interessante su una doppia pagina che fa lei, che si chiama Precog, che è un omaggio ovviamente a Philip K. Dick, sulle previsioni, sulla narrativa che ha la narrativa d'anticipazione, un tempo si chiamava la fantascienza, e su come molto spesso ci hanno preso, no? Di solito si fa l'analisi di quanto invece non ci abbiano preso. Invece ci sono alcuni, diciamo, che hanno visto bene, ecco. Allora, anche con Lorenzo Migliori si è parlato dell'ipotesi di poter sviluppare un numero sul futuro, ecco. Un'icona che potrebbe rappresentarlo, chi è? Un'icona forse. Insomma, Asimov mi sembra un po' consunto, con tutto il rispetto e l'affetto, anche se le leggi della robotica sono meravigliose. Però forse Philip K. Dick, non so quanto sia amato Philip Kindred Dick, io lo amo molto, ma
So che ha un seguito, diciamo, un culto vero e proprio, ma non so quanto sia amato da voi lettori di Linus, per esempio. E poi vabbè, voi mi dite Matticchio, Mattotti, sono tutti degli uomini pigrissimi. Io li pubblicherei volentieri, ma Mattotti fa un fumetto ogni 12 anni. L'ultimo è Ghirlanda, eravamo a scuola elementare insieme quando lo ha cominciato, era pubblicato l'anno scorso. Matticchio, siamo andati anche col fucile a casa sua a prenderlo, ma non è proprio molto facile convincerlo a fare i fumetti. Matticchio mi dice: "Ah, sì, però fare i fumetti è difficile. Te sei bravo, ma è molto difficile. Io non capisco mai se mi sta prendendo per i fondelli o meno. Quaderni giapponesi 3, boh, sì, vabbè, quello io sono, cioè, sto lavorando, prima o poi ci metterò delle cose. Italo Calvino, il suo lavoro sui racconti e favole popolari resta un lavoro prezioso da un punto di vista antropologico, bellissimo, però. E come fare? E poi, vabbè, Christian Marra va a Wrightson, Andreas, Skuiten, Casà, cioè praticamente tutta una roba molto nostalgica. A parte Skuiten, che però mi pare che abbia dichiarato che si sta ritirando, gli altri Wrightson è tutto pubblicatissimo. Gli italiani Magnus, sì, certo, uno dei miei grandi amori, Ballard, ecco, Ballard è una possibilità. Come nome, però quanto è popolare Ballard? Boh. La cosa che sarebbe interessante è capire, cioè se io ripubblico Magnus, è già stato pubblicato in volume, peraltro Oscar Inc. sta pubblicando l'opera Omnia, non lo so se su Linus abbia un senso, dovrebbero essere delle cose. Anche, non dico solo inediti, ma anche sommersi, cioè delle cose magari pochissimo conosciute. Paul Auster, sì, Paul Auster è un grande narratore, ma chi lo disegna Paul Auster? Cioè, quando per fare quell'operazione, per fare quell'operazione che ha fatto David Mazzucchelli insieme a Paul Karasik, sotto gli auspici, diciamo, di Art Spiegelman, hanno impiegato 10 anni praticamente. Quindi non è così semplice, però ottimo, suggerite perché sono tutti nomi che mi affascinano. Poi dunque, sono talmente tanti. Sì, abbiamo tra le altre cose ovviamente la complicità di Simone Tempia con Lloyd che sta amabilmente collaborando a Linus. Noi lo amiamo, lui ama Linus, quindi è un matrimonio, diciamo, molto ben riuscito al momento. E poi va bene, ho ringraziato Adriano Ercolani, il conte Zarganenko, anche detto, e ovviamente Sergio Brancato, con cui abbiamo riflettuto, discusso durante la costruzione di questo nuovo Linus, che è molto faticoso perché l'idea è quella, possibilmente, fatto salvo, diciamo, la presenza di nomi che sono richiesti a gran voce, erano per esempio i diari di Ester oppure. Diari di Ester che poi dopo quando vi proponiamo il libro non lo prendete, anche questo è molto strano, ci sono evidentemente una lunghezza d'onda differente rispetto alla rivista, no? Oppure delle altre cose, per lei porci sembra che ci siano dei lettori che si tolgono la vita se io per caso in un numero non lo metto, ecco, ci sono delle cose così molto così, molto, molto strane, anche c'è un atteggiamento nostalgico, no? Linus, però per me Linus è soprattutto una rivista pionieristica, no? Che per me Linus era la rivista nella quale io trovavo delle cose nuove. Mi ricordo
con grande emozione un numero in cui c'era Jeff Jones, che era un autore americano sconosciuto in Italia se non a una specie di gruppo di sciamannati che seguiva il bel disegno. No, lui faceva parte di The Studio insieme a Mike Kaluta e Benny Wrightson e Barry Windsor Smith. E praticamente improvvisamente comparve in copertina con il suo Idyll, che era meraviglioso, però quello era il coraggio e la follia di Oreste Del Buono, che proponeva cose assolutamente iconoclaste. Ecco, un pochino di questo spirito io vorrei che rimanesse, perché se dobbiamo fare la rivista di noi reduci non ha molto futuro, ecco, non mi sembra molto. Ciao a tutti, vedo che continuate a salutarmi. Dino Battaglia, Marino Neri. Ecco, Dino Battaglia, anche qua c'è un editore che sta pubblicando l'opera omnia di Dino Battaglia. Se io ve lo ripropongo lì, poi dopo mi arrivano le lettere che dicono: ma scusate, ma. Ci sono, ecco, anche degli autori giovani, no? Che vorrei pubblicare, però di quelli, diciamo, che fanno l'avventura o, tra virgolette, un certo tipo di fumetti, non ne trovo tanti, oggi. E non credo, voglio dire, non credo che sia esaurita quella vena, perché vedo che invece è un tipo di fumetto che funziona molto per i lettori, ecco, è uno di quelli che è più amato, diciamo, se no non si comprenderebbe anche perché sono continuamente ristampati questi fumetti degli anni 70. Un numero, questo è bello, un numero Jodorowsky centrico, lo apprezzerei davvero molto, ma scusa, l'abbiamo fatto, c'è cioè, anche in copertina con il costume di El Topo. Cioè con vestito da El Topo, disegnato da Moebius, peraltro credo che sia esattamente, no, forse è di quest'anno, è del 2019, però è uno dei numeri che abbiamo fatto dedicato al teatro panico, cioè quindi Arabaldo, Jodorowsky e Topor. Allora, niente, ripeto giustamente che ci sarà, la possibilità di, scaricare gratuitamente la prima annata di Linus. Sara Fabri sta postando ripetutamente il link perché questo possa avvenire, dovete solo iscrivervi, cioè compilare nome e cognome e viene mandata una mail con il link per scaricare. Niente, poi questa diretta con tutti gli inconvenienti tecnici è dovuta all'applicazione di Sergio Algozzino, quindi è tutta colpa sua se non vedete o non sentite bene. Scherzo, però lo ringrazio perché si è offerto di aiutarci per fare questa cosa. Ma un'anteprima, mi dicono in privato, ma un'anteprima se noi non facciamo vedere neanche le cose non ha molto senso. Quindi direi di no, a meno che non riusciamo a postare. Ah, perché tu hai la copertina, Sergio? Scusate che adesso c'è una specie di chat segreta. Ah, ok. Va bene, allora sì, facciamo vedere, va bene. Ok, dai, facciamolo vedere, vi facciamo vedere il numero che uscirà a questo punto, pur essendo stampato non a giorni, ma tra un paio di settimane, perché una gran parte delle edicole mi dicono che è chiusa, quindi non vogliamo bruciare. Ah sì, giustamente Onofrio dice. Vabbè, numero direi di no, basta far vedere la copertina. Che Magnus uscirà in edicola con i quotidiani da aprile, quindi non ha molto senso ripubblicarlo. Saluto Sergio Brancato, Stefano Cresti, siete tantissimi, il Conte.
Sì, è chiaro, la fantascienza profetica, Dick Asimov, Ballard, però dobbiamo scegliere un'icona, non è che mettiamo, cosa facciamo, Giano Bifronte o Trifronte in copertina. Michael Moorcock, Mebiusa, Lammuccio, Jodorowsky, e per esempio ci sono a volte delle cose complicate. Sull'eredità di Mebius, per esempio, non è molto facile poter pubblicare le cose. Adesso c'è una vertenza, quindi non è semplice. Non so se si è risolta questa cosa, ecco. Però ci sono perle ogni tanto, anche sempre per questioni di diritti complicate. Per esempio, un autore che mi piaceva molto, è Eisner. Non è così semplice neanche avere Spirit, che è una delle icone che mi sarebbe piaciuto pubblicare su Linus, anche perché storicamente era, diciamo, di un'altra scuderia, no? Era uno dei cavalli di battaglia di Eureka. Però appunto abbiamo chiesto e non è stato possibile pubblicarlo. Oppure un altro grande dimenticato, che per me era un artista geniale, è Giampaolo Chies, che ha fatto però solo, ha illustrato, anzi ha raccontato a fumetti, perché non erano illustrazioni, solo storie di Max Bunker. Anche lì è molto complicato averle. Oppure l'altro giorno parlavamo di Gianni Grugev, che è un grandissimo dimenticato di horror. Però ci sono nuovi autori, per esempio c'è Fumetti Brutti, che fa sempre casino, Josephine, quando pubblica le cose, perché vedo che arrivano lettere di grande amore, oppure anche inviperite. Lei così divide, e d'altronde le sue storie sono spesso pugni allo stomaco, e a me interessano proprio per questo. Poi Pasolini, Lennon, Kurosawa come icone. Ma se io metto Kurosawa in copertina, secondo voi in quanti lo riconoscono? Sbaglio? Lo riconoscono in tanti? Cosa dite voi? Greg Irons dice, ovviamente, Michele Mordente. Greg Irons è uno dei miei grandi amori, uno degli autori che io amo moltissimo. Un brutalissimo autore che ha ispirato molto anche altri autori, uno in particolare del Cannibale, che gli ha praticamente copiato una copertina, ma potrebbe anche essere molto violento, ma perché no? Cioè, non è che Linus è una rivista per educande, però appunto, vediamo. Potrebbe essere Irons, ci ho pensato l'altro giorno proprio di sfoderare. Fu pubblicata una storia bellissima e trucissima sul piacere della paura. Di science fiction ne abbiamo già parlato un po' nel primo numero diretto da te, quindi quello con la copertina di Spiegelman, che ha peraltro un pezzo enorme e bellissimo scritto appunto da Sergio Brancato. Vi consiglio la lettura perché è una bella esplorazione. Così come ovviamente una delle presenze che a me fa molto molto piacere è questa collaborazione con Andrea Fornasiero, che racconta il nuovo feuilleton, cioè che racconta le serie TV. A volte appunto io e lui dissentiamoci, prendiamo in giro reciprocamente, però comunque è molto importante secondo me proprio per capire esattamente dove stiamo andando, perché le nuove serie TV sono il presente ma anche il futuro del cinema secondo me, perché sono molto coraggiose come soluzioni molto spesso, e quindi a me interessa molto che Andrea tracci una specie di mappa di cose che critichi, che racconti in maniera così analitica con il suo spirito, perché non è certo di bocca buona, insomma, però è anche molto paziente, no? Ogni tanto io lo prendo in giro sui Klingon e queste nuove serie di Star Trek, che non so, per me hanno sempre qualcosa di parrocchiale, che non mi fa credere neanche un minuto di essere in un altro pianeta o in un altro mondo.
Però detto questo, a parte questo, diciamo, è molto interessante, molto affascinante che ci sia. Poi anche ovviamente Tlon, i miei adorati autori di Tlon, che sono, adesso stanno avendo molta fortuna e che io seguo da quando erano presi di mira dalla bestia, presi a insulti e contumelie varie, e loro imperterriti proseguivano per la linea. Questa cosa mi è sempre piaciuta di loro, insomma. John Cheever, sì, grandissimo, Cheever mi piace moltissimo, ma bisognerebbe parlare di lui, non credo che sia una storia di Andrea Serio. Certo, sai, Andrea Serio è un altro di quei pigri, da me molto amato, che appunto... Che va spronato, e con cui stiamo parlando. Lui è un autore grandioso. Allora, adesso la fate apparire questa copertina del prossimo Linus o no? Parlo con la regia. Silenzio. C'è stata. Ah, c'è stata, non l'ho vista. Forse perché io sono in differita, nel senso che io parlo e vedo la mia bocca che si muove dopo un minuto. Allora, Nadia Neri. C'è una scena indiano-africana del fumetto? Stiamo pubblicando anche degli arabi, stiamo provando a scandagliare queste realtà. Ecco, un Valerio Bindi, che è il nostro agente alla Habana, ci propone delle cose continuamente e ci stiamo provando. Fumetto rap trap. Boh, ma che cos'è il fumetto rap trap? Mica esiste, o esiste? Mi cade commovente. Sì, Sergio Brancato provoca. Arriva. Eccola qua la copertina, non so se la vedete, è dedicata a Woody Allen perché oltre a essere, diciamo, una figura in questo momento particolarmente sotto mira del clan Farrow, eccetera, come poi abbiamo anche un racconto molto bello di Woody Allen, un'analisi meravigliosa che ha fatto Daniele Luttazzi. E poi c'è un racconto di Woody Allen e poi ci sono dei fumetti molto belli e anche devo dire molto sentiti, ecco, perché poi Woody Allen è un'icona che ha cambiato le traiettorie narrative alla fine del Novecento e quindi per me, insomma, è molto importante come figura. Scrive benissimo, io ho cominciato a ridere già dalle primissime pagine, già dall'esergo che non vi dico, anche se Nicola La Gioia l'ha letto l'altro giorno. Coraggiosa, la copertina su Woody Allen, coraggiosa, ma davvero pensiamo che Woody Allen possa essere... Sì, in America hanno a scelta smesso la pubblicazione per via di uno sciopero, ma quelli sono molto organizzati, non, cioè voglio dire quelli che ostacolano Woody Allen, ma chi se ne frega, cioè è uno degli artisti più grandi che hanno cambiato la storia del cinema, ha fatto quasi 50 film, adesso non è che ce lo dimentichiamo di colpo. Volete mettere l'indice? Chiedono se volete vedere l'indice ma non lo so se è una cosa molto, molto da diretta Facebook, l'indice, boh. La copertina ovviamente molto bella, l'ha fatta Bacilieri, che Paolo è molto efficace, insomma, è uno dei... Non a caso, se avete notato, ha fatto negli ultimi 2 anni, credo, quattro copertine su Simenon, Laura Merico, dice Simenon, mio grandissimo amore, vabbè, Sebastiano Villella, la fantascienza è Stanislav Lem. Allora, io vorrei sapere se voi lo sapete chi è Lem, a parte Perissinotto e Brancato e due o tre, quattro altri, Stanislav Lem, se io ci metto la faccia in copertina, praticamente non lo riconosce nessuno. È il signore che ha scritto Solaris, come dicono i russi, Solaris.
Tre copertine, cosa vuol dire tre copertine? Comunque, vedo che state continuando a scrivere, mi ci vorrà una settimana per leggere tutti. Lavora Andrea, dice, immagino che sia Andrea Serio, Marta Biagini, che giustamente sprona. Ah, ecco, tre copertine sono quelle, Pazienza, Miyazaki, Allen, quelle che ha fatto Bacciglieri negli ultimi 2 anni, quindi è molto gettonato, diciamo, dentro Linus. Monotematico, maestro, ma glielo facciamo il monotematico a Bacciglieri, ma lui non è mica così prolifico, per avere una puntata di 6 pagine. Sono dovuto andare a San Luca a piedi, anzi in ginocchio, per fare voto alla Madonna di San Luca. Non è mica così semplice. Sono tutti impegnatissimi. Più sono bravi e più sono impegnati a fare le cose. Qua io vedo una parte della schermata è coperta, non riesco a leggere tutti i messaggi. Comunque, Kupka. Lo so persino io, Patrizia Ammirati, chi è Stanislav Lem? Ma non è riconoscibile, non è come Woody Allen, voi io non ho bisogno di dirvi chi è, no? Voi lo vedete, sapete subito immediatamente di che cosa si tratta. Una copertina che ha avuto molta fortuna è stata quella di Pazienza, per esempio, che fece sempre Bacciglieri e che ormai Andrea è come era, forse Murakami potrebbe essere un'icona fortunata. Pazienza è diventato come voleva essere Baudet, in qualche modo, come Baudet fu a un certo punto della sua vita, poco prima di morire, cioè è diventato un'icona lui stesso. Quindi basta fare la copertina con la faccia sua e quel nasotto suo che subito attira i lettori. Chitano. Jean-Louis Floch mi dice che lui alle Isole Mauritius non riesce a vedermi bene, dice che mi vede tagliato, ma è vero, voi mi vedete con la testa tagliata, io mi vedo intero. Vediamo, cerchiamo di capire e poi vabbè, vedo qua il numero sui Gorillaz, ma allora, scusa, non è meglio farlo sugli Stones? Forse se metto Mick Jagger in copertina lo riconoscono più facilmente. Oppure, non so, fare un numero in cui parliamo come si chiama? Il cantante di Massive Attack che fa i graffiti, come si firma? Quello che fa le opere che si autodistruggono. Potrebbe anche essere Neil Gaiman, vedo che ci sono molte. Sei intero, Patrizia Mirati dice. E quindi niente, è una punizione divina a Flock e alle Isole Mauritius il fatto che io sia tagliato con l'immagine fissa. Brian Talbot, sei bellissimo, Banksy, esatto. Grazie. Ecco, un'altra. I nuovi autori ci sono, vedete, grazie alla Padula che anche lei è corteggiatissima, le ho già chiesto se mi vuole sposare 4 volte, però è impegnata con i francesi in generale e quindi non mi fa le storie, non mi fa il libro, eccetera. Poi ci sono tantissime figure, Sakamoto, Andrea, ecco, Sakamoto. È abbastanza noto, non so se un numero su Almodovar, La trasgressione nel cinema.
Potrebbe anche essere, ecco. Per esempio, ecco, noi abbiamo pubblicato Poletti, io voglio ripubblicare delle cose di Poletti sulla rivista perché non si è visto tutto e ci sono delle cose meravigliose. Poletti è scritto da Volinsky e disegnato da Pichard. Poi Clooney al posto di Lem. Povero Lem, Carmelo Bene, Giuseppe Sansonna, anche lui che è stato molto voluto e molto amato, lui ci racconta il cinema contemporaneo. La sua proposta, dalla proposta non si direbbe perché diciamo Carmelo Bene, però io non lo so, Carmelo Bene era talmente importante per me che rifiutai di incontrarlo perché avevo paura di rimanere deluso quando ero a Bologna. Ma adesso lo sanno, i giovani lettori sotto i 30 anni, lo sanno chi è Carmelo Bene? Abbiamo fatto Eroguro Nanosensu e i Pink Eiga, di cui peraltro ho postato l'annuncio di un film molto bello tratto da Suihiro Maruo, Midori, la signora delle camelie, la ragazza delle camelie, anzi. Film bellissimo, molto interessante, molto affascinante anche l'uso della tecnica. A un certo punto c'è una sua confessione, compaiono dei balloon, i testi sono scritti nei balloon, ma lei è filmata, no? Quindi è molto, molto bello, molto interessante. Eros Gurotesque, Nanosensu, Nonsense, così lo pronunciano i giapponesi miei amati. Carmelo Bene era un genio, vabbè, grazie Sergio Brancato. 150 frustate dopo questa tua. La sua polemica con Gassman è epoca, appunto, epoca, ma che cosa vuol dire? Adesso lo sanno chi è Gassman, secondo te? Si sa chi è Vittorio Gassman? Ecco, Gianluigi Bona dice Lou Reed, quella è una mia grande tentazione, anche perché io sono un grande amante di Lou Reed, però come ebbe a dire Lou, rispetto a Bowie dice quando lui canta, a lui le ragazze lanciano i reggiseni, a me mi lanciano le siringhe. Ecco, non so quanto popolare possa essere un numero su Lou Reed, però sono già le 17:58 e io non mi voglio dilungare ulteriormente perché l'abbiamo già tirata in lungo, anche se avrei tante di quelle cose di cui parlare con voi che potremmo stare altre 12 ore. Quindi io direi di chiudere qua. Le proposte continuano ad arrivare a pioggia. Lou Reed, anche Margot Tram, che quindi lei che ha meno di 18 anni sa chi è Lou Reed e questo già mi conforta. Franco Battiato, io ho anche dei materiali inediti perché ho registrato delle conversazioni con lui molto belle. Potrebbe anche essere Battiato, è uno a cui prima o poi voglio dedicare un po' di cose. Temo molto la banalizzazione di queste cose. Sara mi dice Laurie Anderson, sì, bisognerebbe andare a intervistare Laurie Anderson per parlare di musica di avanguardia americana, newyorkesi, del suo rapporto con Lou Reed. Allora, ho acceso da circa 5 minuti, va bene, ma poi penso che il Banco del Mutuo Soccorso è una band che io ascolto molto anche perché stavo raccontando gli anni 70 in questo periodo. E quindi sì, il banco però diventa adesso è uscito Transiberiana tra un po', da un po' anche, ma non so quanto sia seguito ora, non so, sono dei grandissimi musicisti. Sì, Battiato, vedo che Battiato raccoglie una certa l'illustrazione vittoriana, questo è molto raffinato, bello, mi piacerebbe molto. Stefano Zatter, tamburini. Sì, tamburini, voi lo sapete, io ho anche appoggiato Michele Mordente che sta facendo un'opera meravigliosa di pubblicazione cronologica, abbiamo fatto anche un libro con Coconino, eccetera. Linus, giustamente Sara, molto attenta, dice che bisogna ricordare che Linus
è scaricabile per il primo anno del mio, della mia, sotto la mia direzione, quindi dal maggio del 2018 all'aprile del 2019, è scaricabile gratuitamente al link che lei vi sta postando qua per l'ennesima volta, e quindi se voi volete potete farlo e riceverete una mail con il link, dovete solo registrarvi, eccetera. Sto finendo i giga, Andrea Maimone. Battiato, Moana Pozzi. Moana Pozzi non mi dispiacerebbe, ma non so quanto se la ricordano adesso. Moana Pozzi. Moana Pozzi rappresentò una certa, una certa visione oltraggiosa. Io l'ho anche incontrata una volta alla Biennale di Venezia, quando io esponevo alla Biennale di Venezia, lei venne, era molto bella anche, molto attenta, così, una persona intelligente. Va bene, dai, Tarkovsky, vedo che continua la pioggia. Faremo forse, se vorrete, un'altra diretta. Adesso sono le 18:02, quindi praticamente siamo quasi un'ora. Mi dice 50 minuti e 35 secondi esattamente che parliamo. E è bene chiudere le comunicazioni. Vi saluto dal mio eremo. E vi bacio. Ciao.